Questa asola verticale è abbastanza resistente, ha un aspetto curato e può essere usata non solo come asola, ma per creare qualunque apertura verticale. Per esempio, adesso girano in internet progetti di una sorta di scialli dove c'è un telo triangolare o rettangolare con due aperture verticali per le maniche. Ecco, queste aperture che fungono da scalfi si possono fare con questo metodo senza rompere il filo. Qua l'ho fatta sulla maglia legaccio e qua lo faccio vedere sulla costa uno a uno. Arriviamo al punto in cui vogliamo fare l'asola, anzi no, non ci arriviamo perché la lavorazione del bordo, proprio per renderlo sistemato e resistente, è un po' particolare. Che ha paura, chiuda pure il video perché può sembrare un po' complicato. Dunque, poniamo di voler fare l'asola a 4 maglie dal bordo. Ho lavorato 2 maglie, le ultime 2 maglie le lavoro così: la prima la passo con il filo davanti al lavoro, la seconda la lavoro a diritto, presa da davanti, cioè a diritto classico. Adesso lavoriamo solo questa parte, questa la lasciamo in sospeso. Poniamo di voler fare un'asola alta 5 ferri. Uno l'ho lavorato, giro il lavoro, al ritorno la prima maglia la passo con il filo davanti al lavoro, la seconda la lavoro a diritto, sempre presa da davanti, in questo modo arrivo fino alla fine del ferro, giro il lavoro, così abbiamo fatto 2 ferri. Lavoro il terzo ferro, sempre abbiamo 4 maglie in tutto, le prime due le lavoro. La penultima la passo con il filo davanti al lavoro, la seconda la lavoro prendendola da davanti, la lavoro a diritto e sono 3 i ferri lavorati. Ancora al quarto ferro la prima maglia la passo con il filo davanti al lavoro, la seconda la lavoro sempre a diritto presa da davanti. Questi erano 4 ferri, ora il quinto e l'ultimo, e come al solito la penultima maglia la passiamo con il filo davanti, l'ultima la lavoriamo a diritto. Ora dobbiamo avviare con un avvio ad asola semplice tante maglie quanti ferri di ritorno abbiamo fatto. Abbiamo lavorato 5 ferri, 1 e 2, un ferro di ritorno, 3 e 4, secondo ferro di ritorno, e 5. Se abbiamo più maglie, basta sottrarre 1 e dividere per 2. Se per esempio avessimo avuto 7 ferri, 7 meno 1, 6 diviso 2 fa 3, dovremmo avviare 3 maglie. Invece qua abbiamo fatto 5 ferri, perciò abbiamo 2 maglie con l'avvio ad asola semplice, facendo per esempio così. La facciamo abbastanza stretta. Ora lavoriamo la seconda parte del bordo. Iniziamo così come richiede il disegno normalmente. E questo era il primo ferro, il secondo ferro, quello di ritorno. Lavoriamo le prime 2 maglie, ho fatto anche da questa parte 4 maglie più le maglie di rivagno naturalmente. Lavoriamo normalmente anche la terza. Qui ci interessa solo la maglia di margine, la prima e l'ultima.
L'ultima maglia, 1, 2, 3, 4, la quarta maglia la lavoriamo a rovescio insieme alla prima maglia che abbiamo avviato, la prima di quelle due maglie. Giriamo il lavoro, passiamo il filo dietro, abbiamo fatto due ferri, questo è il terzo. Al terzo ferro, di nuovo sul diritto del lavoro, passiamo la prima maglia con il filo dietro. Mentre qui passavamo la penultima maglia con il filo davanti, qua la passiamo con il filo dietro e continuiamo a lavorare come richiede il nostro punto. Questo era il terzo ferro. Al quarto ferro, come al secondo, quando siamo di ritorno sul rovescio del lavoro, lavoriamo tutte le maglie fino ad arrivare all'ultima e anche quest'ultima la lavoriamo a rovescio insieme alla maglia, a una delle maglie avviate. Nel nostro caso è la seconda e l'ultima. E questi sono quattro ferri. Torniamo sul diritto e come prima, la prima maglia la passiamo in questo modo, la passiamo a rovescio, cioè infilando il ferro verso sinistra con il filo dietro. E così abbiamo fatto 5 ferri anche da questa parte. Ora, il primo ferro di ritorno, quando abbiamo riportato tutto in ordine, abbiamo creato entrambe le parti, è un po' particolare. Allora, 1, 2, 3. Questa è l'ultima maglia di questa parte. Vediamo che spesso e volentieri questo filo si allunga, anche se abbiamo avviato le due o quante ci servono maglie abbastanza strette, spesso e volentieri questo filo si allunga. Per accorciarlo, parcheggiamo questa maglia sul ferro destro, mettiamo questa maglia, questo filo sul ferro sinistro, come se, anzi meglio così, come se creassimo un gettato in questo modo, con la parte sinistra rivolta verso di noi. Facciamo tornare l'ultima maglia di questa parte che avevamo passato sul ferro sinistro e ora lavoriamo queste due maglie insieme. Allora, il nostro punto richiedeva un diritto, un rovescio, un diritto, un rovescio. Quindi le lavoriamo come richiede il nostro punto, e cioè al rovescio. E poi proseguiamo sempre come richiede il nostro punto, quindi un diritto, un rovescio. Qua non dobbiamo farci imbrogliare da questa maglia perché era la maglia che avevamo lavorato sempre a diritto, però se il nostro punto richiede un rovescio, lavoriamo come dobbiamo lavorare, cioè a rovescio. Il resto delle maglie si presenterà come deve. Naturalmente, se abbiamo la maglia legaccio, non si pone neanche questo problema. Ora, se lavoro un altro pochino, possiamo vedere che grazie alla lavorazione insieme alla maglia precedente di questo filo che abbiamo gettato sul ferro, questo buco si è chiuso e quindi la maglia risulta ordinata. Possiamo sistemare un pochino tirando e non si slabbra né ai lati né sopra né sotto.